Angelo Massaro, subito dopo essere stato così tanti anni in carcere da innocente, ha voluto aprire un'attività commerciale per ricominciare subito a lavorare. Questa attività commerciale come sta andando? È una pescheria? Come sta andando? È una pescheria, o meglio era una pescheria perché ho dovuto chiuderla. Ha dovuto chiudere già dopo pochi mesi? Esatto, la pescheria che ho aperto nel novembre scorso, indebitandomi con la mia famiglia, perché comunque dovevo trovare un'attività, visto che lo Stato no, un'attività a chi esce dal carcere innocente non gli offre un lavoro. Come mai ho dovuto chiudere così in fretta, così rapidamente? Perché dopo 30 giorni dall'apertura mi hanno inflitto una multa da 8-9 mila euro per un solo documento che mancava, che era ormai questione di ore e sarebbe arrivato. Ma lei, siamo sicuri che aveva davvero tutte le carte in regola, tutti i documenti presentati, tutto regolarmente? Sì, tutto regolarmente, pagavo anche le tasse e sono ai 2-3 controlli che ci sono stati, ho sempre presentato tutta la documentazione necessaria. Questa volta per una mancata assunzione, o meglio un'assunzione che sarebbe arrivata dopo alcune ore, di un altro dipendente, perché ne avevo due, sono stati inflessibili e mi hanno inflitto una multa da 8.000 euro. 8.000 euro però per un'attività aperta così da poco sono un'enormità. Appunto, significa decretarne la chiusura. Che sensazione ha da tutto questo? Che insegnamento ha tratto? L'insegnamento che ho tratto è che lo Stato non aiuta le persone che si vogliono risollevare con le proprie forze. Dovrebbe essere lo Stato ad aiutare le persone assolte dopo tanti anni, dargli un lavoro, mentre oggi l'ostacolo gli ostacola. Questa era proprio rabbia anche per questo.